Luglio è il Disability Pride Month, di cui molto presto vi narrerò la storia. Tuttavia, oggi questo video vuole parlare di quando The All House trattò il tema della disabilità. Non parlerò di Luz, confermata neurodivergente, o dei miei headcanon come Hunter, Gus o Belos. Questo video, infatti, sarà un'analisi di Ida Lynn Clawthorne, detta Ida. Ciao ragazzi, ragazze e persone, io sono Eli Gabriel, in arte sono Fairyboy e questo è il mio canale. Ida è la strega più potente delle Isole Bollenti, poiché rinunciò a unirsi a una congrega e questo le portò più volte problemi legali, oltre alle truffe e tutto il resto. Come sappiamo dalla serie, Ida è stata maledetta da sua sorella Lilith, quando le due erano adolescenti. In seguito Lilith si pente di averlo fatto e prova a convincerla in molti modi a unirsi a una congrega dell'imperatore per poter stare insieme e perché Belos le ha promesso una cura, però poi si scopre essere una bugia. Taking her to the healing ceremony? I will not be healing her. But you promised me. Don't be so naive, Lilith. This is the Titan's will. Nell'ultimo episodio della prima stagione, Lilith decide di tradire l'imperatore e attraverso un incantesimo condivide la maledizione con sua sorella. With this spell declared, let the pain be shared. Adesso parliamo di Ida. La sua maledizione ci viene introdotta nell'episodio 5 della prima stagione. Nell'episodio, infatti, Ida, King, Luz e Goofy, in inglese Uti, sono costretti a stare in casa per colpa della pioggia bollente. Luz cerca di capire come imparare la magia e King cerca di aiutarla mentre Ida dorme. King allora ricorda che Ida beve spesso un elisir e lo dà a Luz, dicendole che questo le darà i poteri. Ma la bottiglia le scivola dalle mani e si rompe. In quel momento Ida si trasforma in una bestia gufo e Luz e King devono risolvere la situazione. Luz scopre la magia tramite glifi e questo li aiuta nella missione. Alla fine dell'episodio Ida rivela che è per questo che viene definita la donna gufo. Ora che conosciamo di più sulla backstory di Ida, analizziamo insieme alcune cose. Nella serie viene accennato che la maledizione interferisce con la magia e il troppo utilizzo di quest'ultima porta Ida a trasformarsi. Inoltre appare esausta prima e dopo le trasformazioni. Questo maleficio potrebbe essere una metafora di una malattia cronica, invalidante e incurabile, che peggiora con lo stress e il tempo. Curse has been getting worse and you've been hiding it! Oh, you're right. It's taking more elixir to turn me back and more magic to keep the curse from rearing its feathery head. What happens if you use your magic up? Do you die? No, geez, you're morbid. I just kinda sorta turn into the owl beast. Forever. Nell'ultimo episodio della prima stagione, Ida, pur di salvare Luz, utilizza tutta la propria magia e rischia di diventare la bestia gufo per sempre. Quando infatti Lilith e Luz la salvano, Lilith dice che a questo punto nessun elisir può salvarla. No amount of elixir can heal her now. E decide di condividere la maledizione. Nel farlo, però, le due perdono la possibilità di utilizzare i propri poteri. In un episodio della stagione 2 arriva la mamma delle due sorelle, Gwendolyn, che da quando Ida è piccola cerca una cura alla maledizione, nonostante tutti i dottori le abbiano già detto che è incurabile e che gli elisir possono aiutare a contenerla. Can I speak with you outside? Just a minute, hon. What the heck was that? I thought you were in the healing coven, not the bauble brigade. Mrs. Clawthorne, we have never seen a curse quite like this. I'm not sure it can be healed. Perhaps if we consult the potions coven, they may know a way to keep it at bay. Keep it at bay? Oh no. My daughter is suffering and I want that thing out. Cut it out if you have to. Gwendolyn però continua a voler cercare una cura e questo la porta in buona fede a non ascoltare la propria figlia e a ignorare l'altra, a nascondere gli elisir, a fidarsi di un truffatore e arrivando a far sentire Ida non accettata per quello che è. Alla fine dell'episodio la madre accetta finalmente il fatto che la disabilità malattia di Ida e ormai anche di Lilith è parte di loro e lei ama ogni parte di loro. I should have listened to you. I know now why you pushed me away. Mom? I made you think your curse was something to be ashamed of.
Whether we want it or not, it's a part of you. And I love every part of you. Se pensiamo che la maledizione è in realtà un'entità, allora ci accorgiamo che Ida e Lilith utilizzano delle agevolazioni. Infatti attraverso i glifi e il loro amico amuletto o palisman possono fare le magie. Per tenere a bada la maledizione invece prendono gli elisir, che sono come delle medicine e infatti ci sono anche degli effetti collaterali come la perdita di parti del corpo. Sempre nella stagione 2, in un episodio, Ida viene sedata da Goofy e nel sonno rivive parecchi flashback spiacevoli legati alla maledizione, l'attacco al padre, il fatto che a causa della maledizione si stesse per lasciare con Rain. Alla fine però Ida decide di accettare che la maledizione è parte di lei e deve conviverci. Now I thought these were a way to fight you, but I think they're the reason we can stand here face to face. Listen, neither of us want to be here, but we are, and there's no changing that. If we can't accept each other, this nightmare will never end. So what do you say? Truce? For now? It's like sandpaper. La trasformazione finale in Arpida potrebbe anche essere la metafora di questa accettazione. Nell'ultimo episodio della stagione 2 e nella stagione 3, Ida avrà anche una disabilità visibile e ovvia. Infatti Rain, per salvarle la vita, le strappa via il braccio, che poi sostituisce con un uncino cazzuto. L'ultimo punto di cui voglio discutere è il fatto che tra i fan neurodivergenti della serie, soprattutto ADHD, gira un headcanon sul fatto che anche Ida potrebbe esserlo, riferendosi a molte sue caratteristiche e tratti. Ovviamente non intendo una maledizione. Io non sono completamente sicuro dell'headcanon, però capisco perché c'è chi lo pensa, nel caso ci farò un video. In conclusione, il cartone contiene una bella storia e una rappresentazione di vari temi: disabilità, relazioni e persone LGBT, salute mentale, neurodivergenza e in alcuni punti anche dittatura e scoperta di sé. La disabilità e la neurodivergenza sono trattate in modo rispettoso. Ida infatti non viene rappresentata come costantemente sofferente a causa delle sue disabilità e della sua teorizzata neurodivergenza. Sicuramente ha delle difficoltà a causa di esse, ma riesce comunque a vivere e divertirsi. E la stessa cosa Luz. Dana Terras infatti ha dichiarato che nello scrivere Luz si è ispirata a una persona ADHD e la sua neurodivergenza viene trattata come parte di lei, tra difficoltà e pregi. I had a hard time growing up. I was afraid you would too. My biggest mistake was trying to protect you by changing this beautiful, good witch into something she wasn't. I think I just realized something. I don't know why it took me so long to figure out. The only thing I've ever really wanted was to be understood. Detto questo, lascio la parola a voi. Voi cosa ne pensate di questa analisi? Cosa ne pensate di Ida? E cosa pensate di The All House in generale? Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? Fatemelo sapere con un commento. Ci vediamo al prossimo video. Bye!